Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video di viaggi. Il video di oggi vi porterà nella prefettura di Oita. Più precisamente andremo a Beppu, che è la famosissima città degli onsen. Camminerete praticamente per la città e sarete avvolti da vapore che esce da ogni dove. Tra l'altro sparse per la città ci sono dei posti dove ci si possono anche lavare i piedi, come hanno fatto loro. Siamo andati anche in un ristorante e abbiamo mangiato mettendo i nostri piedi dentro l'acqua calda. Quindi è veramente una figata, ve lo consiglio da fare, un'esperienza da provare assolutamente se venite in questa prefettura. Abbiamo anche fatto un bagno nella sabbia, letteralmente. Inoltre andremo a dormire in un ryokan giapponese, uno dei più famosi ryokan giapponesi, veramente super lussuosi, il cui ristorante ha anche vinto il premio Michelin. Quindi davvero sarà una cena coi fiocchi. Spero che il video vi piacerà, buona visione. Ciao ragazzi, benvenuti a Beppu. Oggi siamo qui con la nostra Yuko e c'è anche John e siamo qui a fare un bellissimo video per tutti noi. Ragazzi, questa è la Sakabayashi. Praticamente questa palla si mette su a dicembre, agli inizi, quando si fa il nuovo sake. E questo serve per pregare il Kamisama, ossia la divinità del sake. È un simbolo di gratitudine con il quale si ringrazia la divinità per il buon sake. Kumamoto! Siamo a Kumamoto! Siamo ad Asso e oggi andremo a visitare una fabbrica di... sake! Sake! Pronti? Si parte! Ragazzi, è la prima volta che vado in una fabbrica di sake. Quindi sono curiosissimo. Speriamo di non ubriacarci. Ecco qui la maglia di oggi. Ditemi se vi piace. Spero che questo look vi piaccia. Questa fabbrica c'è da 257 anni. Dentro qui ci sono ben 500 kg di riso che viene fatto bollire e poi si passa al prossimo step per fabbricare un buon sake. Mi hanno detto che l'acqua qui è veramente morbida. Vediamo. Ma non che vorrà caine. Qui praticamente lavano tutti gli utensili per fabbricare il sake. Ragazzi, all'interno di ognuna di queste truck, che sono, guardate quanti litri, 4431 litri, riescono a ricavare 500 litri di sake e a fare ben 900 bottiglie. C'è un profumo di sake, è davvero delizioso. Ecco qui come fanno il sake, ragazzi. Ragazzi, guardate che meraviglia, la fabbrica del sake. Mi sembra di essere in un videogioco, sapete quelli dove devi camminare e abbassarti? Mamma mia, qua è bassissimissimo, eh. E dopo che il sake ha fermentato lì, vengono qui e lo filtrano in questa macchina. Oh, è proprio il sake che hanno appena fatto in questa macchina, vediamo che sapore ha. Per filtrare una di queste ci vuole un giorno intero. Guardate che meraviglia. Reizan, il significato è montagna sacra. Adesso andiamo a provare il sake con il capo della company. Questo è il sake che abbiamo appena bevuto, che viene venduto principalmente a Kumamoto. Però è veramente un sake di ottima qualità, famosissimo. Se lo potete trovare anche a Tokyo, però costicchiano un poco. Se sta male, e dai, non resa la società ormai mi sento un po' posto qua. Gli ho chiesto, ma questo si può bere solo in una stagione? E gli ho detto, ma come mai c'è scritto Haru? E adesso siamo a dicembre. E lui mi fa, è perché questo c'è scritto Haru Matsu Sake. Quindi sarebbe il sake che si beve mentre si aspetta la primavera. E vedete questa bottiglia, che questo sake è bianco invece che essere trasparente? Questo è perché è stato filtrato meno. Wow. Questo è un po' più dolce rispetto all'altro sake. Kanpai. Hai. Omoikiri. E non so se lo sapevate, ma vedete che nei bicchierini qua per bere il sake ci sono sempre queste linee. Queste sono messe perché così si può vedere quanto un sake è trasparente. Più è trasparente, più vuol dire che è stato filtrato bene e più è pregiato. Ragazzi, adesso stiamo per provare il sake di 40 anni fa. Il sake 40 anni. Bene, e dopo aver fatto la visita alla fabbrica del sake, adesso si va a Beppu, nella prefettura di Oita. Bye bye. Guardate che meraviglia di posti che vi porto, signore e signore. Dekiru kara. Non c'è un'anima viva. Beh, una. Mm.
Questa è la strada che usano tutti quelli che lavorano in campagna, è quella con meno semafori, a detta dell'autista. Ragazzi, piccola sosta, bagni e combini. Oh mio Dio ragazzi, guardate che cosa ho visto. Il Nikuman di Hello Kitty. In realtà c'è dentro mela, comunque sembra buono. Ecco comunque che cosa ho comprato: un po' di tè mughi, che io adoro il mughi cha, uno yakitori di pollo e un latte proteico. E Yuko si è comprata invece questi dolcetti di Kumamoto, che sono famosissimi, per i suoi collaboratori quando torna a Tokyo. Koi? Lo sapevo che gli sarebbe piaciuto. Yeah. Ecco qui il design di questo dolcetto, davvero carino. Oh sì? Apple. Apple, so so. Oh apple custard. Non mangi misere. Giusto. Lo assaggio anch'io. Siamo arrivati a Beppu. Yay! Siamo arrivati a Beppu. Che meraviglia, ragazzi. Okay. Questo è tutto il vapore dell'onsen. Wow! Guardate che roba, è veramente strana questa città Beppu. Beppu è la città degli onsen, quindi delle terme giapponesi. Wow, guardate che meraviglia la cucina di Beppu. E ragazzi, vedete, in questo ristorante si mettono i piedi direttamente dentro l'onsen. Quindi adesso vediamo come sarà questa esperienza. Ah, è caldissimo. Ragazzi, adesso stiamo per mangiare queste cose buonissime. Guardate, i miei piedi sono tipo Bordeaux. Cioè, un'esperienza bellissima, per carità. Ragazzi, guardate che bontà. Wow, buono. Questo è Sasae-san. Hanno fatto anche un famoso anime chiamato Sasae-san. È una lumaca di mare. Buono. Guardate che colore che ha questo uovo appena sbucciato. Questi sono i minerali dell'onsen che fanno diventare questo uovo colorato così marroncino. Guardate che uovo strano. Onigiri con lume boshi. È arrivato il pollo. Adesso assaggiamo un budino che hanno fatto proprio qui. E ragazzi, quest'anno dovete sapere che in Giappone ci sarà la World Cup del rugby e verranno anche qui a Kumamoto. Ci sarà anche l'Italia, quindi veramente anche a Beppu si svolgerà una partita. Non vedo l'ora. Se volete saperne di più, visitate il sito Visit Japan 2019. Ve lo lascio qui. Ragazzi, eccoci arrivati a Umijikoku, che sarebbe il mare dell'inferno. Guardate che carino anche il biglietto. Guardate che bello questo posto, è veramente incantevole. Guardate che meraviglia, è uno spettacolo della natura pazzesco, veramente emozionante. L'acqua qui è a 98 gradi. Guardate che meraviglia questo posto, è bellissimo. Comunque ragazzi, Beppu è davvero una figata, vi consiglio assolutamente di venire a scoprirla perché merita, merita, merita davvero. Un posto così, dove lo trovate? Wow! E ancora l'ora del budino! Un altro budino! Yeah. Oh, buono? Sì. Buonissimo! Buonissimo! Guardate che strano, questo onsen ha l'acqua tipo rossa, guardate che roba. E adesso vado a fare i bagni nella sabbia qui a Beppu. Infatti c'è proprio scritto Sunayu, che sarebbe l'acqua calda e fatta con la sabbia. Entriamo e scopriamo com'è, ragazzi. Adesso stanno preparando il nostro bagno con la sabbia e la sabbia è proprio bella calda e siamo proprio davanti al mare. Adesso vado a cambiarmi, mi metto lo yukata e ci entro, quindi vi dirò poi com'è stata questa esperienza. Stanno ricoprendo praticamente di sabbia. Kimochi? Bene ragazzi, guardate come sono tutti felici e contenti di essere in questo mare di sabbia. Ho appena finito, devo dire che mi sono divertito tantissimo a fare questo bagno nella sabbia. Mi sono sentito un po' a disagio, però veramente ve lo consiglio, un'esperienza da fare. La sabbia era bella calda, era veramente kimochi. Tra l'altro poi con le onde del mare che si sentivano in sottofondo si stava veramente in pace. È bellissimo. Sì, sì. Lui è una persona che ha sempre vissuto a Beppu e siamo qui a farci praticamente con i piedi a molla a parlare con questo simpatico signore. Ragazzi, guardate che anche sul bus c'è attaccato un teru teru bosu. Così magari domani non viene a piovere. Speriamo in bene.
Come vi dicevo, Beppo è la città degli onsen e come potete vedere da qui lo capite. Guardate che meraviglia, Beppo, è veramente una città incantevole. Che ne dite, vi piace? Allora ragazzi, ho appena parlato con questa famiglia e il loro padre, che non ha voluto essere ripreso, ha detto che ha la passione dei bonsai. E questo qua, pensate che ha 60 anni, e quello laggiù, quello là grande, questo qui, ne ha ben 80 anni. Andiamo a vedere l'hotel. Vediamo un po' che cosa c'è qui. Innanzitutto guardate i miei calzini, che sono gli stessi di ieri. Guardate, qua c'è il bagno con 4 bicchieri per tutti i vostri amici. Vasca da bagno, vedete, bellissima. Guardate che meraviglia, con tutte le cose. Poi invece abbiamo... Oh mio Dio! Venite a vedere il bagno! Wow! Andiamo avanti con questo tour della stanza. Vediamo che cosa c'è ancora da scoprire. Qui praticamente c'è per fare l'acqua calda, il bollitore. Questo per fumare, guardate che bello. Questo se si vuole fumare, che comunque sconsiglio, non fumate ragazzi. Poi qui abbiamo il frigo bar contenente l'acqua di Beppu. Ricordiamo pure Kumamoto no Mizu. Ricordiamo che Kumamoto, la prefettura in cui mi trovo, è una dei migliori produttori di acqua del Giappone, una delle prefetture più famose per la produzione di acqua. Andiamo avanti, adesso entriamo in camera, vediamo che cosa nasconde questa camera. Wow! Oh my goodness, it's amazing! Guardate che meraviglia di stanza! Ok, qua vabbè c'è lo spazio un po' così per rilassarsi. Poi qua c'è una bellissima vista. E adesso andiamo a vedere anche il resto della stanza. Qui vabbè sono un po' di informazioni utili. La chiave della stanza a forma di spoon. Guardate che meraviglia, la chiave a forma di cucchiaio. Poi qui abbiamo un senbei. Assaggiamo il senbei. Sarà buono. Itadakimasu. Mentre noi saremo a cena, si faranno il futon, così poi si può andare a dormire. Andiamo avanti e vediamo che cosa c'è qui. Oh, guardate che bello, perché poi questa sera a cena mi sa che indosserò lo yukata. Infatti adesso mi faccio una bella doccetta e poi indosserò questo yukata qui. E ricordatevi sempre, se indossate lo yukata, di mettere la parte sinistra sotto e questa sopra. Ragazzi, guardate che meraviglia questo cibo, sembra davvero buono. Abbiamo anche del sashimi, poi questo per fare un'ottima nabe, e anche il thai. Wow, itadakimasu, buon appetito. Arigato gozaimasu. Wow, la shabu shabu. Guardate che mi sta preparando questa nabe buonissima. È arrivata anche la waffle gratin. Sawamushi, sarà più buono di quello di Kumiko. E adesso il riso e la zuppa di miso. Wow, eccoci tornati in stanza ed ecco qui il mio futon dove dormirò questa notte. Allora, devo dire che la cena è stata strepitosa, a dir poco. Questo è veramente un hotel fantastico. Adesso me ne vado nell'onsen e poi mi sa che me ne vado a dormire. Vi volevo dare un abbraccione e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Ditemi quale delle cose che abbiamo fatto vi è piaciuta di più. Scrivetemelo nei commenti. Vi chiedo di mettere un mi piace e commentarlo, che così aiuterete questo canale a crescere. Grazie sempre di cuore per vedere i miei video e noi ci vediamo al prossimo. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.